Nel nostro viaggio tra dolore e speranza, lacrime e sorrisi, incubi e sogni, abbiamo incontrato una persona speciale. Sono una semplice suora. Semplice è davvero l'aggettivo giusto per definire la vita e le opere di Suor Alessandra. Semplice, nel suo significato più bello, profondo e leggero. Semplice, semplice come il modo in cui Suor Alessandra racconta la sua vita nel centro per persone colpite dall'AIDS. Tra quelli che lei non chiama mai malati, ma dolcemente, semplicemente, ragazzi. Questi ragazzi vengono dalla strada, vengono dalla malavita, vengono dalla droga, ecco, ognuno ha una storia particolare. Hanno bisogno di un clima familiare, di un clima che forse loro, una famiglia che loro non hanno mai avuto nella loro vita. C'è bisogno di molto cuore con questi ragazzi perché hanno bisogno di tanto, tanto affetto, hanno bisogno della terapia, hanno bisogno di tutte le attenzioni, ognuno personalizzato. Si cerca soprattutto di far sentire la casa come la loro famiglia, come la loro casa. E cerchiamo tutta l'equipe di creare il clima familiare e questo è il nostro desiderio e la nostra aspirazione. Questa casa, questo rifugio nato per volontà di padre Bruno e sostenuto dai fondi dell'8x1000, è oggi la più grande struttura di questo tipo in Italia. Il parroco di questo paesino aveva qui una scuola materna che non usava più, un santo parroco per la verità, e voleva regalarla alla diocesi perché si facesse un'opera sociale diocesana che durasse nel tempo. Suor Alessandra con padre Bruno e un gruppo di ragazzi volontari regalano ogni giorno un po' della loro vita a chi di vita ha un disperato bisogno. Sono persone come voi, non fate discriminazione, persone malate. Quando sono arrivato qua mi ricordo che ero pieno di buoni propositi, darò loro tantissima felicità, darò loro tantissima gioia, però con il passare del tempo le cose si sono invertite, sono stati loro a darmi tantissima forza, ma soprattutto una voglia matta di vivere. Usciamo insieme con i ragazzi quando dobbiamo uscire, quando posso uscire con loro, al mercato, dove vogliono uscire, dove vogliono andare, cerco di essere vicino a loro il più possibile. Perché spesso le vittime del virus HIV sono anche vittime di pregiudizi e abbandono e finiscono per essere colpiti da un altro virus, quello della solitudine. AIDS e solitudine. Due malattie che Suor Alessandra cura con la forza di un amore coraggioso che arriva dal suo cuore e dal cuore delle vostre firme. Qui, infatti, oltre a dare un'assistenza medica e psicologica nella casa di Don Bruno e Suor Alessandra, si cerca di dare un senso al trascorrere delle giornate. C'è chi si occupa della lavanderia, c'è chi dipinge, chi scrive poesie. Insieme a tutti gli abitanti della casa, camminiamo tra olivi secolari. Camminiamo con la speranza che l'amore che abbiamo sentito offrire a questi uomini e a queste donne dal destino segnato sia più forte di tutto. Io vi dico ragazzi a tutti voi, forse cioè, mi dispiace dire questa parola a voi, ragazze, ragazzi, so che siete tanti, allontanatevi, ma fate in fretta, perché la vita è bella, credetemi, è tanto bella. Che bel sole,